Promuovere la lettura? Forse tutto quello che avreste voluto sapere sul laboratorio e attività e giochi dedicati alla lettura, ma che non avete mai osato chiedere. Salve a tutti, io sono Giuseppe Bartolilla, sono responsabile della biblioteca dei ragazzi Rozzano e ovviamente di professione faccio il bibliotecario per ragazzi. Quello che vi offrirò con queste slide è una rapida e purtroppo non esaustiva carrellata di azioni che potrete mettere in campo nei vostri progetti di promozione della lettura. Prima di iniziare il catalogo delle possibili cose da fare, forse è necessaria una veloce, rapida e non tanto indolore. Partiamo dagli scenari. Gli scenari sono questi. Avremo a che fare con bambini piccolissimi, bambini un po' più grandi, ragazzi, giovani adulti, ma anche adulti, che saranno i nostri possibili, i nostri partner, le nostre quinte colonne, per innescare il piacere della lettura e costruire, anzi, come direbbe Carla Ghisalberti, coltivare lettori. Siamo in un contesto dove non esiste più solo esclusivamente la carta, ma ci sono anche nuove tecnologie digitali, c'è il web. E quindi la lettura, intesa come fino a pochi anni fa, pensata, progettata e realizzata, cioè la lettura testuale e sequenziale, è cambiata. È diventata, non possiamo più parlare di lettura, ma dobbiamo parlare di letture, di narrazioni che attraversano strumenti diversi, letture che quindi, e narrazioni che sono multimediali, ipertestuali, interattive e soprattutto digitali. Un contesto che ci vede ovviamente come attori protagonisti e quindi come mediatori tra importanti mediatori tra i lettori e le letture, tra le narrazioni e i possibili attori protagonisti di queste narrazioni. Quindi ci toccherà gioco forza a costruire dei progetti e questi progetti andranno comunicati e ovviamente comunicheremo le cose che faremo. Banale, certo, così come apparentemente banale l'idea che tutto ciò che facciamo, che mettiamo in questo progetto, poi alla fine andrà valutato. Siamo riusciti, ha funzionato, abbiamo innescato la lettura in un numero X di lettori o in un numero x meno y. Rifaremo lo stesso progetto. Come innescheremo le nostre azioni di promozione della lettura? Attraverso appunto il leggere, attraverso l'animazione, attraverso la scrittura. Costruiremo storie, le svilupperemo persino con i nuovi strumenti tecnologici. E dove? Quali saranno i luoghi in questo scenario? I luoghi potranno essere la biblioteca, la libreria, la piazza, l'oratorio, la scuola e perché no, la pizzeria, il campo di calcio, il campo di pallavolo. Insomma, tutti i luoghi abitualmente frequentati dai nostri giovani interlocutori, che sono appunto giovani e quindi neonati, prescolari, brutto termine, ma giusto per capirci, coloro che stanno in quella strana età che sta tra i 3 e i 6 anni. E poi i bambini, gli adolescenti, i giovani adulti e come già dicevo precedentemente, le nostre quinte colonne, i nostri partner che sono i genitori, gli insegnanti, i nonni, gli educatori. Le nostre narrazioni attraverseranno, come ho detto all'inizio, strumenti vari ed eventuali, il libro, come da tradizione, i social network, il web, cioè ovvero il web 2.0, che è fatto anche di blog, di siti, copioni teatrali. Passeranno narrazioni, attraverseranno i giochi, attraverseranno, saranno multimediali. Perché no? Andranno in radio e finiranno, insegnanti, voi ne sapete qualcosa, ad esempio nei compiti. Quindi, domanda, anzi, una serie di domande. Dove stiamo andando? Dove tendiamo? E i cambiamenti tecnologici che questi scenari ci hanno imposto, siamo in grado di governarli? E siamo proprio certi di, a occhi chiusi, di definire il profilo
dei nostri interlocutori e quindi destinatari delle nostre azioni promozionali, e siamo in grado di mettere in campo reti tra pari, costruendo relazioni stabili e durature. Ricordo che, ad esempio, in questa direzione il progetto In Vitro ha messo in campo i patti locali per la lettura, meraviglioso strumento che mette intorno al tavolo non solo esclusivamente le tradizionali figure deputate a fare promozione della lettura, per cui insegnanti, bibliotecari, librai, ma mette insieme gli educatori, mette insieme le associazioni, mette insieme i volontari. Insomma, alla fine poi siamo in grado di leggere e quindi di conoscere i territori dentro cui svolgiamo, progettiamo e mettiamo in campo le nostre azioni di promozione della lettura. Bene. Se abbiamo risposto sì a tutte queste domande, possiamo iniziare a giocare e quindi a verificare se nel catalogo di possibili azioni, attività, laboratori che abitualmente in tutti i luoghi d'Italia vengono messi in campo, ci sono quelle che più si confanno alle nostre esigenze. Se abbiamo risposto invece no a qualcuna delle domande precedenti, fermiamoci almeno un giro, riflettiamo. Quello che si presenta davanti a voi è un tabellone, un gioco dell'oca, anzi, per la precisione, è il gioco finale del nostro torneo rozzanese, nostro torneo di lettura rozzanese. Ovviamente è un gioco dell'oca, come vedete, si parte dalla casella 1, si arriva come da tradizione alla casella 63. Utilizzeremo questo escamotage non a caso, visto che stiamo parlando di attività di promozione della lettura. Utilizzeremo il nostro tabellone di Booking Game per provare a fare velocemente il catalogo delle possibili attività. Ovviamente, tra le premesse andava anche una necessaria e sufficiente, ovvero che le nostre letture, quando proponiamo letture ai nostri giovani interlocutori, dobbiamo essere assolutamente autorevoli e quindi vuol dire conoscerle, vuol dire sapere di cosa stiamo parlando e magari, cosa che non fa mai male, aver letto i libri o le narrazioni, che dir si voglia. Quindi, per far questo, ovviamente abbiamo necessari strumenti che in qualche modo ci permettano di conoscere novità editoriali, di essere aggiornati. Tra queste, cito le letture di Bibli Ragazzi. Uno splendido blog coordinato da Caterina Ramonda che quotidianamente, anzi addirittura più volte al giorno, ci presenta le novità editoriali, cartacee, ma non solo. Ma il web, i social sono pieni, adesso mi viene in mente la pagina Facebook di Angela Articoni, un'esperta di letteratura per l'infanzia di Foggia, che ci presenta e ci induce in tentazione con tutte le novità possibili e immaginabili che escono quotidianamente. Detto questo, possiamo partire. Allora partiamo dalla più ovvia e semplice proposta promozionale della lettura, ovvero la lettura ad alta voce. In questo caso non cito Nati per leggere, come ovvio, che ci ricorda quanto l'importanza anche nello sviluppo psicofisico dei bambini abbia la lettura ad alta voce, ricordo che Nati per Leggere mette in campo quotidianamente in tutta Italia una serie di non solo di attività di lettura ad alta voce, ma anche corsi per adulti, genitori, insegnanti, insomma, che abbiano voglia di come dire, regalare non solo ai propri ragazzi, ai propri figli, ai propri nipoti, ai propri studenti la voce, ma anche provare a metterla in circolo in tutti i territori che necessitano in dono una lettura e quindi la voce. Tra le esperienze potrei citare quella di Livio Vanello, portato qua a Leggere per Leggere, che è un'associazione che propone splendida lettura ad alta voce, coordinata tra l'altro appunto da Livio Vanello,
che si definisce come, così come Simonetta Bitasi, altra splendida lettrice, si definiscono appunto lettori, non attori, non animatori, ma lettori. Leggere per leggere è una delle esperienze più interessanti in Italia, è collocata in Veneto, e propone quotidianamente letture ad alta voce. Parliamo di letture di gruppo, ma possiamo parlare anche di gruppi di lettura, altro strumento fantastico per provare a innescare la lettura nei giovani, nei nostri giovani interlocutori. Ce ne sono splendidi esempi, l'ha già citata Simonetta Bitasi e il suo gruppo di lettura Capitan Uncino di Mantova, I croccanti coccodrilli di Gabriella Marinaccio, unico esempio al momento in Italia di gruppo di lettura per la fascia under 10, uno splendido esempio di come in realtà lettura di gruppo e gruppo di lettura si mischia, e poi ovviamente gli avamposti lettura di Fuorilegge, coordinati da Eros Mirari. Tra le varie attività che si possono mettere in campo, i più classici, tra i più classici, sono i laboratori di costruzione del libro. In pratica accade che attraverso questi laboratori proviamo a realizzare percorsi di realtà aumentata, come si direbbe adesso, nel mondo della lettura digitale, costruzione ma anche animazione del libro. Altra attività fondamentale è la costruzione di bibliografie, che permettono di realizzare splendidi percorsi di lettura con i bambini e con i ragazzi. Tra le cose più interessanti, ovviamente, non potevo non citare Sala Borsa e le bibliografie che presentano mensilmente, bibliografie strutturate per temi, per generi. Bibliografie che possono anche essere realizzate attraverso percorsi interattivi, ipertestuali e multimediali, attraverso, ad esempio, delle parole chiave. È il caso del progetto sul fantasy che si chiama Fantastiche Terre di Mezzo, che realizzo abitualmente con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e che parte appunto da un lavoro bibliografico. Le mostre, potrei citare ad esempio quella di Sarmede. I blog, in realtà parliamo di blog, ma parliamo più in generale di quello che è il mondo di internet, della rete e quindi del web 2.0 e di tutti gli strumenti social che ci permettono di veicolare narrazioni e racconti sulle narrazioni. È il caso, ad esempio, del blog, che nasce come strumento semplice e quindi che non necessita di grandi competenze informatiche, e che permette attraverso pochi passaggi di raccontare al mondo le nostre letture o addirittura di costruirne le letture. In questo caso ho citato il blog Stuzzicalibro, lo storico blog di Seveso, e Book City, che è il blog dei bibliobloggers di Rozzano. Ma non solo, ricordo che se vogliamo invece salire di età, direi che una capatina su Extra Time Blog è necessaria, uno splendido blog che ci racconta e ci presenta quotidianamente narrazioni testuali, quindi libri, ma anche musicali, ma anche cinematografiche, ma anche videoludiche. Questo è un esempio del blog del Rozzanese Book City. Altro strumento interessante sono i book trailer, che sono l'equivalente libresco dei trailer cinematografici. Vi consiglio una capatina anche in questo caso sul sito di Mare di Libri, che è il festival che viene proposto
a Rimini tutti gli anni e che propone all'interno del proprio festival, all'interno della rassegna, un concorso che si chiama Chuck si legge, un concorso dedicato appunto ai book trailer. La radio, potente strumento che ci permette di narrare, ma anche, come succede ad esempio per i bloggers di Book City, i bloggers rozzanesi di Book City, di andare a raccontare le proprie letture. Oppure, come nel caso di Radio Magica, dare voce alle storie e dedicarle a tutti coloro che per ragioni varie queste storie fanno fatica ad ascoltarle o a leggerle. Il teatro, ma di questo direi che non c'è nulla da dire, basta girarsi intorno. Le proposte di promozione della lettura, anzi, le proposte di narrazione che passano attraverso il teatro sono in un numero considerevole. Io ho riportato qua due in particolare, quella di Fondazione AIDA, che mette in campo dei veri e propri progetti dedicati ad autori, penso a Rodari o a Salgari, e la ditta Giocofiaba, che è milanesissima ditta Giocofiaba, che ormai è una realtà consolidata e che attraversa tutte le più importanti storie e le storie della letteratura contemporanea e le rielabora in una chiave teatrale. Il cinema, altro splendido esempio di come, altro splendido strumento di come che ci permette di costruire percorsi letterari, utilizzando però non le parole ma le immagini. Lo stesso vale per la musica. Mi capita spesso, ad esempio nei progetti che faccio per le scuole medie, di utilizzare la musica non solo come sottofondo, ma anche come possibile strumento narrativo. Ad esempio nel caso del fantasy, ai ragazzi viene chiesto di provare a associare una canzone conosciuta a ciascuno dei temi che fondanti del genere. E vi assicuro, vengono fuori delle cose meravigliose. Sui laboratori di scrittura, altro strumento fantastico, si può partire tranquillamente da percorsi di lettura ad alta voce e poi innescare attraverso suggestioni. Penso sempre con i ragazzi delle medie sui generi, ma non solo, provare a costruire dei percorsi di scrittura creativa. Sull'arte è uno di quegli argomenti che possono essere giocati su vari fronti. Uno, quello forse un po' più didascalico, che è quello della riscoperta di, no, non solo della letteratura di genere, non solo della produzione editoriale di settore, ma anche ad esempio penso ai picture book, alle meravigliose suggestioni che quotidianamente ci vengono dai libri illustrati, che non sono, come ricordo, semplicemente dei libri con le illustrazioni, ma sono strumenti che permettono ai più piccoli, ma non solo, di leggere attraverso in modalità testuale, ma anche utilizzando le immagini, quindi in modalità iconica. Un discorso a parte, ma di questo abbiamo già fatto con l'arte, potremmo farlo sui libri di educazione, in particolare quelli che riguardano ad esempio la scienza, ma non solo. Ai ragazzi piace leggere, ma non a tutti i ragazzi piace leggere la narrativa, anzi molto spesso chi come me fa il bibliotecario, i ragazzi sa perfettamente che spesso i ragazzi non cercano solo esclusivamente storie, ma cercano ad esempio libri che in qualche modo inneschino la conoscenza delle proprie passioni. I libri sui dinosauri mi vengono in mente, ma non solo questi. E spesso le biblioteche, le scuole, e in questo caso anche le case editrici, innescano
splendidi percorsi di promozione alla lettura. In particolare l'editoriale Scienze da sempre è molto attenta a proporre non solo libri, ma anche laboratori e attività dedicate ai temi di cui abitualmente, troviamo, che abitualmente troviamo nella produzione editoriale scientifica della casa editrice, della piccola casa editrice di Trieste. Il gaming. Anna Antoniazzi ci ha raccontato e ci racconta quotidianamente di quanto le narrazioni attraversano, non stanno più dentro al libro, ma attraversano tutti gli strumenti che abitualmente i nostri giovani potenziali lettori maneggiano. Uno di questi ovviamente è il videogioco. E quindi costruire percorsi di gaming attraverso, ad esempio, e ce ne sono tanti esempi, attraverso i giochi da tavola, attraverso i videogiochi, costruire percorsi di lettura sulle narrazioni che attraversano, ad esempio, i videogiochi più utilizzati dai ragazzi. Ecco, questo può essere un buon viatico per avvicinare in una maniera assolutamente non consueta i più piccoli alla lettura. Un altro classico delle attività di promozione della lettura sono i tornei e concorsi di lettura. Ne avete già visto, il punto di partenza di questa carrellata, avete visto, è il gioco di Booking Game, il torneo di lettura della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano. Un altro classico che per anni ha coinvolto i ragazzi, i bambini e ragazzi torinesi, ma non solo, durante la fiera appunto del libro di Torino, Libri in gioco, proposto da Equilibri, da Eros Miari, un gigantesco torneo di lettura molto divertente. Il gioco è di fatto elemento fondante nel percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi, quindi perché non sfruttarlo in una chiave di promozione della lettura, perché non sfruttarlo per innescare, magari senza esagerare nell'agonismo, senza eccedere nel lanciare possibili e terrificanti agoni ludici i nostri giovani ragazzi, perché non utilizzare appunto il gioco per coltivare lettori? A proposito di concorsi e di tornei di lettura, sicuramente non si può non citare Xanadu, la comunità di lettori ostinati che ormai da parecchi anni vede proporre ai ragazzi del primo biennio delle di terza media, del primo biennio delle superiori, questo concorso di lettura che vede come vincitore non dei lettori, ma in questo caso le letture. Xanadu è legato strettamente alla borsa ed è un progetto dell'associazione bolognese Ameni, che credo, mi sbilancio, insieme a Equilibri e quindi a Eros Miari, in qualche modo alla fine degli anni 90 hanno provato a scardinare le dinamiche forse più strettamente laboratoriali, forse che in qualche modo ci portavamo dai tempi di Bruno Munari, quindi a pratiche di costruzione, manuali, di promozione alla lettura, proponendo nuovi percorsi ben strutturati che però partivano dalla lettura del contenuto dei libri. I progetti speciali, nelle pillole di invito sicuramente ci saranno tanti esempi e tante esperienze. Io ne cito uno, i progetti speciali, quello dei libri senza parole, i libri senza parole sono
quei libri che, la cui narrazione viaggiano attraverso solo esclusivamente le immagini. Questi libri, comunemente definiti silent book, in realtà sono diventati lo strumento per in qualche modo unire, fare da ponte a culture diverse che, ahimè, si sono incrociate negli ultimi anni a Lampedusa. I silent book, ovviamente, le narrazioni sono, le storie sono narrate attraverso le immagini e quindi una modalità, se vogliamo, quasi universale per raccontare storie e per leggere storie. Parliamo di app e quindi di narrazioni digitali. Vi invito a visitare il sito di Mamamoo, che credo che sia il più importante luogo in cui vengono recensite letture digitali, ma non solo, tutto il mondo che riguarda le app. Tra le app e il fumetto, mi permetterei di citare un'esperienza unica che ci spiega esattamente come in realtà le narrazioni possono attraversare strumenti diversi, supporti diversi ed essere non solo efficaci ugualmente, ma anche arricchirsi a seconda dello strumento che le trasporta. È il caso di Salis, un progetto di Paolo D'Altan, Daniela Morelli e Laura Rota, Salis Edine, è una giovane ragazza che vive in questo futuro distopico dove la natura, dopo essere stata devastata probabilmente dall'umanità, si è vendicata sotto forma di questi mostri terrificanti di sale che appunto schiavizzano l'umanità. Salis è una ragazzina, rappresenta la libertà e ovviamente cerca di scappare da questo mondo. Ecco, la cosa interessante di questo progetto è che Salis è contemporaneamente un libro, un'app, un ebook arricchito, ma è anche il focus group perché le narrazioni vengono, come dire, ricostruite attraverso un focus group con i ragazzi della fascia 11-14. Ed è anche un'opera lirica. L'ho messa tra le app e il fumetto, non a caso, non a caso, perché il fumetto è un altro di quegli strumenti che ci permette di costruire un legame duraturo con i ragazzi. Il fumetto è, in qualche modo, rappresenta l'archetipo della multimedialità in tempi non sospetti, perché la lettura passa attraverso codice iconico e codice testuale, quindi due linguaggi diversi che in qualche modo si incrociano, non sempre in maniera così sequenziale. Hanno uno spazio tra una vignetta e un'altra, c'è uno spazio bianco, e quindi vuol dire che comunque tra quello spazio c'è un'immaginazione. Quindi è perfetto per avvicinare, coltivare lettori, come direbbe la splendida Ghisalberti. Amelin, e li ricito. Tutti gli anni propongono un percorso bolognese, una rassegna che si chiama Bilbo Bull, in cui vengono presentati esperienze significative, autori e autrici che in qualche modo hanno delegato al fumetto il loro immaginario narrativo. Parliamo di festival, in questo caso ho incrociato con gli incontri con gli autori, perché i festival sono spesso il luogo dove gli autori si raccontano e incrociano i propri lettori. Spesso i festival sono autoreferenziali, a volte non sempre, non afferiscono alla premessa che abbiamo fatto all'inizio, per cui non sono progetti che alla fine valutano le proprie azioni, a volte tendono a essere fini a se stessi. Non tutti, però, è il caso di Book Festival, che è uno dei più importanti, anzi, credo che sia uno dei più importanti, non solo nel sud, nell'Italia meridionale, ma in tutta Italia, uno dei più importanti festival letterari dedicati alla letteratura per ragazzi.
il Festival di Foggia, della Biblioteca dei Ragazzi di Foggia, coordinato appunto dalla responsabile Milena Tancredi, e in questi pochi giorni riescono a coinvolgere tutta la città, partendo da un tema, fondante che fa da filo conduttore a tutte le giornate. Ora, detto questo, per avviarsi, alla conclusione, non possiamo che, come sottolineavo all'inizio, non possiamo far altro che prendere atto che nel nostro paese le attività di promozione della lettura sono veramente tante e tutte splendide. A volte sono un po' nascoste. E allora l'invito, è quello di provare a cercarle, provare anche a cercare quello che è stato fatto nel passato. Ho citato Amelin, Equilibri, Eros Miari, che in qualche modo, come raccontavo all'inizio, hanno un po' scardinato la modalità tradizionale di promuovere la lettura, tradizionale fino alla fine degli anni 90, proponendo nuovi percorsi, nuove modalità per arrivare a costruire e avvicinare lettori, però non si può tornare indietro nel tempo e pensare ad esempio a Iela Mali, che costruiva le proprie narrazioni lavorando direttamente con i piccolissimi. Penso a Bruno Munari, come dimenticare i suoi tre libri, tutti i laboratori messi in campo attraverso il gioco. Con i bambini, penso a Loredana Farina, che attraverso il gioco ha, come dire, aperto un mondo nuovo con la sua coccinella, e così via. Quindi l'invito è quello di provare a cercare in rete, attraverso le proposte editoriali, quelle che sono le più interessanti, le più necessarie attività che in qualche modo potreste mettere in campo. L'ho già citato, il progetto In Vitro, il sito del progetto In Vitro, così come l'altro sito interessante che riguarda le attività messe in campo all'interno o per le scuole di tutti gli ordini e gradi, che Libriamoci a Scuola. Il sito Progetto In Vitro propone una carrellata quotidiana di attività che vengono presentate, attività di promozione e lettura proposte in tutto il territorio nazionale, che vengono presentate sul sito. Se siete arrivati fino a qua, se avete resistito, a questo punto non vi resta che provare a costruire dei progetti. Io su questo tema ho sempre, come dire, sottolineo sempre l'idea che si debba comunque pensare in una chiave progettuale. Provate a pensare, a costruire i vostri progetti cercando le azioni che più ritenete utili, tra quelle che abbiamo visto velocissimamente in queste poche slide, oppure quelle che troverete in rete. Ricordatevi che le parole chiave sono tante. Questo tag dedicato appunto alla promozione della lettura è solo una parte dei sostantivi e dei verbi che vi tocca utilizzare nel momento in cui costruite percorsi di promozione della lettura. Se ne volete sapere di più, qui alla fine potete trovare anche in questo caso non esaustiva, bibliografia che vi dà vi offre una panoramica su quello che è stata, quella che è e quella che forse sarà la promozione della lettura. Vi ringrazio e buone promozioni. A presto.